Oggi ragazzi un kit entry level di tutto rispetto. Vai con la sigla. Eccoci qui ragazzi, ben ritrovati. Questa è la vista da vicino della Vaporess GTX One. Come potrete notare già sul packaging ci dice che possiamo andare ad utilizzare su questa box le GTX Coil. La velocità di ricarica sarà rapida. Sul retro del nostro packaging troveremo alcune specifiche tecniche del nostro kit. Le dimensioni sono 127x29x22. Le coil che potremmo andare ad utilizzare su questo dispositivo sono le 0.8 a mesh, che vanno da 12 ai 20 watt. Le 1.2 per un tiro più contrastato MTL vanno dai 7 agli 11 watt. La capacità del tank è di 3 ml. La nostra box avrà un minimo di 5 ad un massimo di 40 watt e la capacità della batteria è di 2000 mAh. La potremo andare a caricare tramite un cavo di tipo C e inoltre dispone di un display OLED. Nel nostro packaging troveremo il nostro kit, due coil di quelli che vi ho appena citato, un vetrino di ricambio, 4 ring, il cavetto di tipo C e il manuale utente. Questa ragazzi è la vista da vicino della Vaporess GTX One. Come vedete abbiamo l'atomizzatore, il tank di ricambio, la nostra coil da 0.8 e la nostra box. Per andare a inserire la nostra coil è facilissimo, basterà svitare sotto il tank, inserire da sotto la nostra coil. Quando troverà la battuta si incastrerà facilmente. Una volta inserita la nostra coil, basterà riavvitare il tutto e andremo a inserire il nostro liquido. Per andare a inserire il liquido è abbastanza semplice, basterà svitare il cap di sopra. Prenderemo il nostro liquido e andremo a ricaricare da sopra. Mi raccomando a fare il refill, perché come vedete non c'è la protezione, quindi vi potrebbe sbloccare. Una volta fatta la nostra ricarica, basterà mandare in battuta il nostro cap di sopra. E da qui potremo andare a regolare il nostro tiro. Una volta aver ricaricato il nostro atomizzatore, lo andiamo a mettere sotto la nostra box. Per andare ad accendere il nostro dispositivo basterà premere il tasto file 5 volte e ci apparirà la scritta Vaporesso. Sulla nostra sinistra troveremo il valore della nostra resistenza, i secondi che terremo premuto il nostro tasto fire, i nostri watt, la carica della batteria, il tasto più e meno, la porta USB-C e i nostri tre fori di sfiato. Per andare a sbloccare e bloccare la nostra box basterà premere 3 volte il tasto fire. Questa ragazzi è la carica della nostra Vaporess GTX One, che è veramente veloce e poi come potrete notare si vede anche i minuti rimanenti alla carica della nostra box. Questa ragazzi era la Vaporess GTX One vista da vicino e adesso andiamo a provarla insieme. Allora ragazzi, partiamo dalla Roma e dal Lit, che sono tutte e due per mio avviso ottimi. Per chi ama l'MTL, MTL, tiro proprio di guancia, ve la sconsiglio, almeno l'atomizzatore, perché è un pelino arioso, quindi ci tengo a dirvelo. Per chi invece ha il tiro più da ferro, che piace andare un po' più spinto, le coil vanno perfettamente, soprattutto le 0.8. Le 1.2 sinceramente le ho provate, non mi sono piaciute, ma con la 0.8 sono fantastiche. Riguardo al tank invece, non mi è piaciuto, tralasciando il tiro, che comunque è soggettivo, il sistema, che appunto potevano mettere qualche protezione, perché andare a fare refill così come i vichinghi, sinceramente, è vero che è un kit del 2020, però già al tempo già esisteva sui dispositivi che comunque stava appunto il classico gommino che noi andavamo a fare refill, che non ci perdeva.
Quindi su questo vapore adesso poteva migliorare. La cosa che mi è piaciuta molto, ci tengo a ribadirla, è la box. La box mi è piaciuta tantissimo, oltre la ricarica velocissima e oltre che comunque potete tenerla tutta la giornata e arriverete a fine serata che comunque ci sarà ancora carica la nostra box, almeno al 40%. Io l'ho usata qualche mese e non mi sono mai trovato scarico anche con le 08. Mi sono sempre trovato sul 40% ancora, quindi la gestione della batteria è strepitosa, mi è piaciuta tantissimo. Lo tengo a ribadire, per qualcuno che gli piace la box in questione, prendetela perché è fenomenale. Ve la consiglio. E niente, ragazzi, abbiamo detto quasi tutti i concetti che stanno da dire. Se mi sono dimenticato qualcosa, scusatemi. Se vi è piaciuto il video e mi volete lasciare un bel like, vi dirò un immenso grazie. Iscrivetevi al canale, vi porterò sempre nuovi contenuti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!